Ci troviamo a Torre Vecchia, nel 13° municipio e in particolare nell'area verde che è quella del Parco Commendone. Quest'area è rientrata in possesso di Roma Capitale da poco, relativamente da poco, perché era un'area ATER che è stata abbandonata per tantissimi anni. Abbiamo iniziato a prenderci cura del parco e nel frattempo con il Municipio 13 e il Dipartimento Ambiente abbiamo realizzato un progetto di cui adesso iniziate a vedere già appunto il cantiere in fase di avanzamento. È importante capire che in quest'area in realtà insistono ben tre parchi ed è appunto il Parco Commendone, il Parco Nicholas Green e la Collinetta Boccea, della quale abbiamo visto l'avanzamento dei lavori già quest'estate, e il Municipio insieme al Dipartimento, con un progetto partecipato insieme ai cittadini, hanno deciso di collegare queste tre aree con una pista ciclabile che adesso è in corso di progettazione e successivamente realizzazione. E attualmente è partita la prima fase del parco dell'area verde Commendone, o Parco Commendone come lo chiamiamo, che riguarda l'area ludica, che verrà riqualificata interamente, la piantumazione e messa a dimora di numerose alberature e la realizzazione dell'illuminazione che tutti i cittadini aspettano da molto tempo. Diciamo, questa è una prima fase di intervento sul parco, cui seguirà un secondo stralcio per il quale abbiamo già stanziato i fondi e che prevede la realizzazione di ulteriori opere, cioè uno skate park, il rifacimento dei vialetti e alcuni elementi di arredo. Quindi diciamo è un percorso importante perché gradualmente si arriverà a una piena fruizione dignitosa, più che dignitosa, del parco. Insomma, cerchiamo di prenderci cura dei nostri spazi verdi, gli interventi sono importanti anche dal punto di vista economico e dal punto di vista della progettazione. Nulla di tutto questo è stato fatto in un giorno, ma appunto è il risultato di un lavoro costante e attento fatto dal Dipartimento e dal Municipio anche attraverso un percorso partecipato, quindi si sono trovati i fondi, si sono fatti i progetti, fatte le gare e adesso piano piano si inizia a vedere materialmente la realizzazione. Questo è l'iter che noi seguiamo scrupolosamente affinché tutti i lavori vengano effettuati non solo a regola d'arte ma anche rispettando scrupolosamente le norme.